Un minuto con Padre Pio dalla chiesa conventuale dei frati minori cappuccini di Sant'Anna in Foggia, un luogo che ci accoglie durante la quarantena, la chiesa vuota, continua ad essere vuota, ancora forse per qualche altro giorno speriamo. E proprio in questo mese, ecco, cominciamo oggi il mese di maggio, un mese tanto caro a Padre Pio, anche qui nonostante sia vuota la chiesa, comunque in questa cappellina dedicata alla Madonna, alla Maria Immacolata, qui tutte le nostre preghiere vengono sempre affidate a lei, soprattutto in questo periodo un po' triste per tutti noi. E lo stesso Padre Pio ci ha insegnato a non abbandonare la speranza, perché questo è un mese ricco di grazie. Padre Pio era a Pietrelcina perché questa strana malattia lo costringeva a stare per forza di cose nella sua terra natale. Abbandonava Pietrelcina, cioè anche temporaneamente, tornava in convento, ma questa strana malattia lo faceva star male in convento e lui ritornava nuovamente a Pietrelcina. Quel giorno, il 1° maggio del 1912, lui prese carta e penna e scrisse direttamente a Padre Agostino da San Marco in Lamis: questo mese come predica bene le dolcezze di Maria, la mia mente nel pensare agli innumerevoli benefici che ha fatto a me questa cara mammina. Mi vergogno di me stesso, scrive Padre Pio, non avendo guardato mai abbastanza con amore il di lei cuore e la di lei mano, che con tanta bontà me li compartiva, e quel che più mi dà afflizione è di aver ricambiato le cure affettuose di questa nostra madre con tanti continui disgusti, scrive Padre Pio nel 1912. Quante volte ho confidato a questa madre le penose angustie del mio cuore agitato, e quante volte mi ha consolato. Ma la mia riconoscenza, scrive Padre Pio, quale fu? Nelle maggiori afflizioni mi sembra di non aver più madre sulla terra, ma di averne una molto pietosa nel cielo. Ma quante volte il mio cuore fu calmo, quanto tutto quasi dimenticai quasi perfino di dovere gratitudine verso questa benedetta mammina celeste. Il mese di maggio, scriveva Padre Pio nel 1912, e questo lo scrive anche a noi, per me, per noi quindi, è il mese delle grazie. E poi ancora Padre Pio scrive: povera mammina, quanto mi vuole bene. L'ho constatato proprio di bel nuovo allo spuntare di questo bel mese, con quanta cura mi ha accompagnato all'altare questa mattina. Ce lo dice Padre Pio, lo scriveva il 1° maggio del 1912. Questo è un mese dove anche noi possiamo strappare una grazia a Maria.